Armando Besio, buongiorno e bentornato qui nel posto delle parole. Buongiorno e grazie di avermi richiamato. Eccoci qua. Bene, noi ci troviamo dopo la prima parte di un festival che si chiama Il Bello dell'Orido. Dico la prima parte perché questo festival è cominciato già diverse settimane fa, adesso c'è la seconda parte che ci fa vivere il 2020 in una forma sicuramente molto particolare. Qui i nomi sono altrettanto interessanti e gli argomenti lo stesso. Voi cominciate per Il Bello dell'Orido, lo ricordiamo, Armando Besio, anzitutto siamo sul lago di Como, non smetto di ricordarlo. Siamo sul lago di Como, sponda Lecchese, statale 36, che è la strada che da Lecco sale verso la Valtellina, costeggiando il lago di Como. E Bellano è più o meno in faccia a Bellagio, che è l'altra località famosa, vicino a Varenna, insomma un'ora da Milano in auto, e si raggiunge però anche in treno. Ed è nota per chi? È nota ai lettori contemporanei, è nota perché è il paese di Andrea Vitali, il romanziere, ex medico condotto del paese, e romanziere che in decine di romanzi ha raccontato la vita, ha preso spunto dalla vita quotidiana, gli amori, le passioni, le vizi e le virtù di questo piccolo paese per portarli alla letteratura, insomma. Che bello. Poi è nota a livello artistico invece per la presenza Vitali, di un'altra famiglia Vitali, e Giancarlo Vitali, che è mancato novantenne un paio d'anni fa, un grande pittore amato da Testori, da Sgarbi, da Botta, da Bertelli, e il figlio Velasco, che anche lui pittore, che insieme agli fratelli ha aperto gli archivi Vitali dedicati al padre, ed è intorno all'apertura di questi archivi che nasce questo nuovo festival. E nasce questo nuovo festival grazie anche agli archivi Vitali, perché tra la parola archivi e la parola Vitali, se si mettono insieme le due parole, si compone un'altra parola, vivi, ed è questo importante, che gli archivi debbano essere vivi, e in questo caso l'esperienza artistica e letteraria sotto il nome di Vitali è un'esperienza veramente molto importante, e questo festival serve anche a sottolineare una realtà artistica e letteraria. E intanto noi andiamo a scoprire quali saranno gli ospiti. Intanto cominciate subito con il botto, perché è vero che abita a pochi chilometri, ma è altrettanto vero che il nome con cui ricominciate il 2020 è un nome molto importante. Ed è quello di Mario Botta, l'architetto ticinese, ma giramondo, ha costruito di tutto e ovunque, uno dei più grandi architetti viventi, uno dei più famosi a livello internazionale. E Botta, tra l'altro, era legato a Giancarlo Vitali, al pittore, ne curò addirittura lui stesso una mostra, l'allestimento di una mostra alcuni anni fa. Quella mostra era stata curata da Carlo Bertelli, l'allestimento era di Mario Botta, e per cui ha anche un legame di affetto particolare con Bellano. Noi ci conosciamo da diversi anni, era venuto l'estate scorsa anche all'altro mio festival a Zelbio, sempre lì sul lago di Como, e a me piace molto come architetto e mi piace molto come persona. Io ho sempre detto che nella mia classifica delle persone gentili che ho incontrato in tanti anni di lavoro è al primo posto ex aequo con Edoardo Sanguinetti. Edoardo Sanguinetti, altra bella citazione. Edoardo Sanguinetti lo ricordiamo con straordinario affetto, perché quanto tempo ci ha dedicato nelle conversazioni qui nel posto. È vero che era anche lui, era una persona sempre disponibile. E altrettanta cosa, sembra una cosa preparata, ma altrettanta cosa nei confronti di Mario Botta. Noi abbiamo conversato con Mario Botta giusto lo scorso anno su un aspetto importante, perché lui è uno straordinario architetto, ma è un architetto anche di architettura spirituale. Noi abbiamo infatti conversato su questo tema e abbiamo trovato veramente un grande pensiero, non solo una grande apertura culturale nella semplicità e nell'umiltà del pensiero, cosa che non è così comune. E quali saranno gli argomenti che toccherete, Armando Besio, insieme con Mario Botta? Guarda, con Mario Botta io avevo proposto di intitolare l'incontro L'Archistar Riluttante, ma lui si è rifiutato perché non mi piace la parola Archistar, ma lo sapevo, era un gioco, per cui mi ha controproposto Sacro e Profano nella mia architettura. Siccome gli ultimi due incontri che avevamo fatto a Zelbio e a Santa Maria Maggiore l'estate scorsa erano legati alla sua architettura sacra,
alle radici sacre dei suoi edifici. Stavolta abbiamo deciso di fare sacro e profano, quindi io farò un'introduzione su di lui e poi, proiettando le immagini di una decina di edifici, le prenderemo come spunto per raccontare la sua poetica e la sua tecnica. La poetica, per esempio, il fatto che lui usa sempre materiali naturali, dalla pietra al mattone, il legame con il territorio, quindi il suo essere presente con segni forti della sua architettura, ma che pretendono comunque di avere un dialogo con il territorio, il legame con la tradizione. Lui si è sempre detto innamorato dell'architettura romanica, che in un certo modo segnala la tradizione architettonica del Canton Ticino, la terra dove è nato. Il legame viceversa con alcuni maestri contemporanei. Lui si è laureato a Venezia, allo IUAV di Venezia, l'Istituto Universitario di Architettura, una delle scuole più prestigiose al mondo, e lì si è laureato con Carlo Scarpa, che ci insegnava, ma poi ha avuto la fortuna di incontrare Le Corbusier e Louis Kahn, che in quegli anni passavano per Venezia, essendogli state incaricati di costruire dei nuovi edifici moderni a Venezia, che poi non saranno costruiti, ma tutta la fase progettuale vedrà coinvolto il giovane Botta, e quindi segnerà la sua vita professionale, insomma. E gli spazi spirituali di Mario Botta sono degli spazi veramente straordinari. Io invito gli ascoltatori a visitare il suo sito botta.ch per vedere e toccare quasi con mano queste architetture spirituali, ma non solo. Ricordo per esempio la sinagoga cimbalista di Tel Aviv, se non sbaglio, straordinario esempio di quello che è proprio l'ottica dello spazio architettonico e nello stesso tempo spirituale. Sì, credo che lui potrebbe convincere dell'esistenza di Dio qualunque ateo incallito, perché almeno io trovo, le ho viste parecchie delle sue chiese. Ho sempre detto anche ai miei amici che lui ha una capacità speciale di costruire la suggestione del sacro negli interni, al di là degli esterni che possono piacere o no, come spesso accade in architettura. Ma quando tu entri in una sua chiesa hai veramente la percezione di essere accompagnato in una dimensione diversa, e questo lo trovo veramente straordinario del suo lavoro. Anche perché spesse volte lo spazio definito chiesa come spazio spirituale negli ultimi anni, recentemente, ha vissuto anche una certa crisi, oltre alla crisi della chiesa stessa, perché l'architettura spirituale ha lasciato molto a desiderare. L'inserimento per esempio di un pensiero come quello di Mario Botta ha dato veramente una linfa molto diversa e importante. Quanto un archistar, chiamiamolo così, anche se non sicuramente non lo desidera Mario Botta, quanto un architetto riesce attraverso la sua architettura anche a modificare il tempo che viviamo, a modificare il nostro sguardo? È una domanda, scusa? Sì, scusa, non l'avevo posta come domanda. Infatti, ecco, quanto questo un architetto può modificare il nostro sguardo, il nostro modo di vivere, anche il nostro pensare. Io credo che gli architetti abbiano un ruolo decisivo. Il problema è che, è la committenza. Ieri ero alla Triennale di Milano, dove ha inaugurato una piccola ma preziosa mostra dedicata a Giancarlo De Carlo, altro grande maestro del Novecento dell'architettura. E è una mostra dedicata ai suoi quaderni, praticamente dei diari che lui ha tenuto per tutta la vita, e a un certo punto, parlando degli architetti, ma parlando quindi di se stesso, dice: gli architetti per natura e ruolo sono servili, perché in realtà lavorano sempre per conto terzi e devono fare quello che il committente gli chiede, pena rimanere senza lavoro e quindi non poter mangiare. È una interpretazione radicale, ma è abbastanza vera, e cioè, non per svicolare dalla tua domanda, ma il vero tema è la qualità della committenza rispetto all'architetto, e poi certo la capacità dell'architetto di andare dietro a una committenza con una sua autonomia. Milano, per esempio, è stata completamente trasformata in alcune zone nell'ultimo ventennio, no? Da questi grattacieli, torri, ed è sarebbe un bel dibattito da fare sul fatto se la città ci abbia guadagnato o no da questi nuovi grattacieli. Certamente non ha perso, nel senso che la città è più viva, su questo non ci piove, ma potevano essere altri e molto più belli, secondo me.
E dopo Mario Botta, che sarà tra l'altro in scena quando al Bello dell'Orrido? In scena perché ci saranno le immagini che Mario Botta, sì, questa illustreranno questa sarà, sera, oggi. cioè, questa, oggi alle 18 e proietteremo, commentandole e prendendo spunto da esse per parlare di architettura, una decina di suoi edifici, 5 sacri e 5 profani, se vuoi te li dico, Ma se no. certamente. Allora, gli edifici sacri saranno le chiese di Mogno, di Monte Tamaro, entrambe nel Canton Ticino, la chiesa di Seriate vicino a Bergamo, la cappella di Granato sulle Alpi austriache e la chiesa di San Rocco a San Buceto in provincia di Chieti, che è uno dei lavori che il Rotta sta concludendo in questo periodo. Quelli profani sono la scuola di Morbio Inferiore, uno dei suoi primi edifici diciamo da giovane, il MART, il famoso Museo d'Arte Contemporanea e Moderna di Rovereto, l'Hotel 12 di Shanghai, il rifugio Fiore di Pietra sul Monte Generoso nel Canton Ticino e il Teatro dell'Architettura, che è questo spazio polifunzionale affiancato alla Facoltà di Architettura dell'Università di Mendrisio, università che Botta fondò 20 anni fa e a cui adesso ha regalato questo nuovo spazio. Tra l'altro, tanto per citare due tra le realizzazioni artistiche che ci ha appena indicato Armando Besio, la Cappella di Mogno. La Cappella di Mogno è già straordinaria fuori, e entrando in questa cappella ci sono queste linee continue che si resta veramente all'interno di. Mogno è secondo me una cosa eccezionale, perché anche arrivarci Eh sì. si richiede una certa. Io ci sono stato quest'estate, ho preso la moto e sono andato su, non finisce mai quella strada, ma quando arrivi vieni, è veramente un'emozione. Una grande emozione, come tra l'altro anche il Fiore di Pietra, seppur molto discusso tra l'altro, però a volte l'architettura fa discutere. Dopo Mario Botta, chi avrete al Bello dell'Orrido, Armando Besio? Allora, dopo Mario Botta avremo, facciamo un incontro al mese fino a maggio e le informazioni sono sul sito archivivitali.org. Avremo a febbraio Elisabetta Sgarbi, che ho invitato perché la conosco da tanti anni, collaborando alla Milanesiana, che è il festival che lei fa a Milano tra giugno e luglio. Lei è nota come editrice, una vita al vertice della Bompiani e poi la fondazione con Umberto Eco della Nave di Teseo. È meno nota, ma non meno interessante, come filmmaker o regista di Seppur film. molto premiata. Sì. L'incontro con Elisabetta è nato, ruoterà intorno al suo film che si intitola Il pianto della statua, un film di molti anni fa, dedicato ai compianti rinascimentali, in particolare a quelli emiliani, in particolare a una delle più belle opere del Rinascimento in assoluto, che è il compianto su Cristo morto di Niccolò dell'Arca, che sta a Bologna, che è un'opera eccezionale, non famosissima, ma assolutamente eccezionale. Ed è da vedere perché c'è veramente la carnalità di una scultura nella quale si entra e si vive il dolore stesso delle persone scolpite. Esatto. E appunto i compianti, per chi giustamente non è tenuto a saperlo, sono gruppi scultorei di figure a grandezza naturale, a volte di terracotta, a volte di legno, che mettono proprio letteralmente in scena il compianto, quindi il dolore per la morte di Gesù. A Bellano, e qui siamo al dunque, a Bellano, in una chiesetta di Bellano, c'è un bellissimo compianto del Cinquecento che a maggio andrà addirittura in mostra al Louvre, in una grande mostra di arte sacra al Louvre. E quindi per rilanciare l'attenzione della gente del territorio su questa scultura e in qualche misura festeggiarne l'Epifania al Louvre, ho chiesto a Elisabetta di proiettare il suo film sui compianti, che sarà preceduto da una conversazione tra me e lei sulle sue passioni, che sono poi appunto i libri, l'arte, il cinema. E qui noi ci fermiamo perché poi avrete altri appuntamenti, Armando Sì, Besio. E quali avremo tre saranno appuntamenti brevemente altri? brevemente avremo a marzo Edoardo Erba, drammaturgo molto noto qui alle prese in veste di scrittore del suo primo romanzo che si chiama Ami, storia di una ragazza marocchina che parte dal Marocco per venire in Europa a cercare una vita migliore. Poi avremo ad aprile Saverino Salvemini, bocconiano doc,
che ha fatto delle rubriche su Robinson e sulla lettura dedicate alle classifiche dei migliori film e dei migliori brani musicali che personaggi famosi gli hanno indicato, e intorno a questo tema della lista e delle preferenze faremo una serata coinvolgendo anche il pubblico. E infine è una serata che piacerebbe molto, sarebbe piaciuta molto a Umberto Eco, a proposito, certo, di liste. Infatti lui aveva fatto un libro che si intitolava La vertigine della lista, e noi non abbiamo chiamato l'ossessione della lista, ma il tema è esattamente questo. Umberto Eco diceva che su un'isola deserta, potendo scegliere un libro solo, avrebbe portato l'elenco del telefono, e era molto divertente come cosa. E l'ultimo incontro a maggio sarà con Edgarda Ferri, La ballata delle donne imperfette, l'ultimo suo libro uscito dalla Tartaruga, molto bello. Libro che abbiamo raccontato recentemente proprio per qui, per Il posto delle parole, insieme con Edgarda Ferri. A questo punto ci diamo appuntamento alle prossime puntate del Bello dell'Orrido, oggi sabato 25 gennaio, il primo appuntamento insieme con l'architetto Mario Botta, e poi a seguire tutti gli altri. Alle 18 al cinema di Bellano, grazie. Prima di salutarci, Armando Besio, invece, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Il libro che fa compagnia in questi giorni è Happy Hour di Ferruccio Parazzoli, che ho appena iniziato essendo andato a sentire la sua presentazione due giorni fa qua a Milano, e lui è un anziano scrittore milanese secondo me di grande bravura, e questo libro ricalca un po' la peste di Camus, cioè nella Milano di oggi apparentemente ricca, felice e serena, da cui il titolo Happy Hour, improvvisamente capita un'epidemia di suicidi e gli unici immuni sono gli extracomunitari. Altro non dico perché non voglio svelare nulla, e soprattutto perché devo ancora finire di leggere. Soprattutto quello, noi ricordiamo l'ultima conversazione realizzata con Ferruccio Parazzoli era per Apologia del rischio, ma racconteremo anche questo libro. Grazie per l'indicazione di lettura, Armando Besio, e buon lavoro con il festival. Grazie a voi e buona giornata, grazie.